Bene, buonasera a tutti. Stasera parliamo di agopuntura. Agopuntura come metodologia per migliorare la qualità della vita, per togliere dolori articolari, muscolari. Quindi l'agopuntura come una vera e propria tecnica, metodo da utilizzare nella vita quotidiana. Non soltanto perché siamo di fronte a una malattia, ma come prevenzione e come miglioramento della fisiologia. Il dottor Marco Garzelli, stasera medico chirurgo agopuntore, ci introdurrà a questo argomento e vediamo, lui ci presenterà delle slide, vediamo come anche non soltanto, l'argomento era agopuntura e dintorni, no? E quindi vediamo che cos'altro ci propone per capire meglio e per praticare con più disinvoltura, direi, questo tipo di metodo. Grazie. Buonasera a tutti, grazie della presentazione. Stasera, come accennato, parliamo di agopuntura. Io ho voluto intitolare volontariamente questo incontro Agopuntura e dintorni, perché questa non vuole essere una lezione magistrale, ma voglio fare con voi un viaggio, come se noi facessimo un viaggio nel mondo dell'agopuntura. E vorrei iniziare come cameo, diciamo, con un personaggio che io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, è il dottor Van Ghy, che è stato il direttore del corso di studi che io ho fatto alla scuola della città di Firenze. Era uno dei maggiori esponenti, ormai posso dire, dell'agopuntura del secolo scorso. Lui è nato nel 1909 e morto all'età di 90 anni nel 1999. Di nazionalità vietnamita, parlava il francese, abitava a Marsiglia e infatti noi all'epoca avevamo, non esistevano questi mezzi informatici, avevamo una traduttrice simultanea che dal francese traduceva in italiano. Questo era in età più giovanile, questo è praticamente come io l'ho conosciuto, eh? Lui aveva all'incirca un'ottantina d'anni. Volevo iniziare con una frase proprio detta dal dottor Van Ghy, che è questa: la medicina cinese, concepita come medicina energetica, non si pone in alternativa alla medicina moderna, ma assieme a quest'ultima serve alla concezione di una medicina più completa e più vicina alle esigenze di salute dell'uomo moderno. Questo per dire che non esiste una medicina alternativa, ma una medicina complementare a quella che è la medicina ufficiale, moderna, occidentale. Allora, iniziamo il nostro viaggio, tutti a bordo in partenza. Allora, innanzitutto, che cos'è l'agopuntura? È una tecnica terapeutica, la tecnica terapeutica diciamo più nota della medicina tradizionale cinese, che consiste nell'inserimento di sottili aghi in precisi punti del corpo che prendono il nome di agopunti. E come agisce l'agopuntura? L'agopuntura, come dicevo prima, è una medicina energetica e premesso che in medicina cinese la patologia è considerata uno squilibrio energetico, questa tecnica, agendo sul qi, cioè sull'energia del soggetto, mira a ristabilire il delicato equilibrio energetico, favorendo quindi una benefica condizione di salute, ripristino dell'energia dell'individuo. Che cos'è l'energia? Tutto ciò che esiste nell'universo possiede una propria energia, un proprio qi. È un'essenza specifica per quella cosa, per quell'essere, e non può essere di altri. Quindi ogni cosa che noi ritroviamo nell'universo ha una sua energia che esprime all'esterno. Ecco, qui ho bisogno, diciamo, di ciascuno di voi, perché questo viaggio è un viaggio ovviamente immaginario. Quindi ho bisogno della vostra collaborazione e della vostra immaginazione. Allora, immaginiamo quindi, durante il nostro viaggio, di incontrare un fiume. Ognuno di voi penserà al fiume della propria infanzia, a un fiume che ha visto, che gli ha dato delle vibrazioni. Io
ho messo l'immagine di questo fiume, quindi ognuno di voi avrà il proprio fiume. A questo punto ho bisogno che voi immaginiate, che voi socchiudiate gli occhi e immaginiate le cose che ora io vado a dirvi. Quindi siamo lungo il fiume, costeggiamo il greto del fiume e inizieremo quindi a sentire il rumore dell'acqua che scorre, l'odore dell'umidità, il fresco che emana dal fiume. Questo è il ci del fiume, è la sua energia. Calpesteremo dei ciottoli, delle foglie umide, delle zolle di terra. Avremo delle sensazioni e dei ricordi personali. E anche questo è il ci del fiume. Potremo toccare l'acqua, percepire la freschezza che ne deriva, avvertire la forza dell'acqua che scorre. È il ci del fiume. Quindi tutte queste sensazioni tattili, visive, psichiche, olfattive, nel loro insieme, costituiscono l'energia di questo fiume. E questo può essere, diciamo, riferito a qualunque cosa, a qualunque persona che noi incontriamo, a qualunque cosa con cui noi veniamo in contatto nel nostro mondo, nella nostra vita quotidiana. Ogni cosa ha una propria energia. E l'energia per noi di quella cosa, di quella persona, perciò potrà essere positiva o negativa a seconda delle sensazioni che ci dà. Quindi è chiaro il concetto di energia dell'individuo e della persona. Allora, prima di continuare il nostro viaggio, volevo farvi notare quanto istintivo possa essere il rannicchiarsi, per esempio in posizione fetale, quando si è in preda al dolore e quanto gli spasmi, per esempio, di una colica addominale o le fitte pulsanti di una cefalea ci inducono spontaneamente a comprimere la parte dolorante affondando le dita nella ricerca di un sollievo. Quindi la compressione, il cercare di attenuare il dolore. Di nuovo a bordo, allacciamo le cinture questa volta perché dobbiamo attraversare un varco temporale. E dove ci ritroviamo? Ci ritroviamo nel periodo preistorico. E l'uomo del nostro più lontano passato ha tentato certamente di accentuare quello stimolo della compressione di cui vi parlavo con schegge di pietra. Nasce pertanto da una presa di coscienza istintiva la ricerca di zone riflessogene su cui esercitare una qualche azione terapeutica. Non so se vi è chiaro questo concetto, ma io cerco di darvi dei concetti, delle più che tante nozioni, perché voglio darvi dei messaggi, devono passare dei messaggi. Quindi il concetto di questo esercizio, di questa pressione, di questa compressione su determinate zone. Buonasera. Buonasera. Tali strumenti in pietra che venivano usati per alleviare il dolore e curare le malattie erano conosciuti con il nome di Bian. E Bian infatti voleva dire curare con le pietre. Le pietre furono successivamente sostituite da aghi di osso o di bambù. Quindi utilizzo delle pietre e poi utilizzo successivo di aghi in osso o bambù. Ripercorriamo parti dello spazio temporale a ritroso perché dal periodo della preistoria ci dirigeremo in Cina ai tempi della dinastia Shang. Nell'antichità i cinesi hanno avuto quindi il merito di apportare un contributo fondamentale al miglioramento di questa espressione di medicina primitiva, offrendo una interpretazione ed una metodologia sistematica alle capacità curative di tali pratiche. Individuarono infatti per primi dei punti cutanei da stimolare, anche lontani dalla parte malata o dolorante, e migliorarono le qualità degli strumenti con cui pungere. Raggiungiamo la Cina antica nel periodo che va dal XVI all'XI secolo a.C., quando lo sviluppo della tecnica di fusione del bronzo consentì la produzione di aghi in metallo. Siamo appunto nel periodo della dinastia Shang, quindi si passa da aghi in osso ad aghi in metallo.
L'utilizzo del metallo favorì lo sviluppo dell'agopuntura e grazie al fenomeno di conduzione del metallo permise di scoprire il sistema dei canali o meridiani. Siamo adesso alla ricerca del più antico trattato di medicina cinese, Luan Qing e Neiqing, canoni di medicina compilato tra il 475 e il 221 a.C., e che è un compendio delle conoscenze mediche del tempo dove vengono descritte la fisiologia e la patologia dei canali e degli organi, i punti dell'agopuntura, le indicazioni e le controindicazioni concernenti l'agopuntura e le tecniche affini. E questo praticamente è l'immagine di questo testo, che è un testo fatto da un interrogatorio che si ha tra l'imperatore Giallo e il suo medico Kipa. L'imperatore fa delle domande al medico, il medico risponde e in questo modo spiega le caratteristiche, i punti di vista della cultura e delle tecniche affini. Dobbiamo a questo punto cambiare mezzo di trasporto per poter navigare nei canali. Ma di quali canali si tratta? Immaginiamo ancora una volta una rete di canali distribuiti sotto la cute in collegamento tra loro e con gli organi interni. Fu un'intuizione, nell'antica Cina appunto, però non arbitraria, che trasse origine dalle sensazioni soggettive che si possono indurre sul corpo, stimolando opportunamente un determinato punto con l'ago. Quindi stimolando un punto abbiamo delle sensazioni che possono avere il carattere di una piccola scossa elettrica, un intorpidimento o un formicolio, o di intenso bruciore irradiato dal punto toccato. Chi di voi ha fatto l'agopuntura probabilmente ha avuto la sensazione di questa sensazione. Il percorso indicato dal paziente corrisponde alla topografia delle linee di flusso disegnate dagli antichi, coincidendo con i canali su cui appunto sono situati i punti di agopuntura. I canali di agopuntura sono definiti da un ideogramma Jing, che descrive un corso d'acqua sotterraneo. Pertanto la traduzione che viene fatta con il termine di meridiano è una traduzione un po' riduttiva, perché non dà l'idea del carattere sotterraneo e portatore di un'energia vitale del canale stesso. È all'interno di questi canali, quindi, che noi abbiamo l'energia. Procediamo nel nostro viaggio sotterraneo. E ci troveremo quindi a navigare su una rete di 12 canali principali, che sono i 12 meridiani principali, per le due metà speculari del corpo, più due altri canali, uno posteriore ed uno anteriore, situati lungo la linea mediana. Quello anteriore è il meridiano del vaso concezione, quello posteriore è il meridiano del vaso governatore. Ciascuno dei 12 canali è unito in coppia con il controlaterale tramite un canale di comunicazione detto l'uomo. Ogni canale inoltre è riferito ad organi interni, ad organi cavi quali vescica, cistifellea, stomaco, quelli che sono i canali yang, ad organi pieni quali cuore, fegato, rene, milza, pancreas, quelli che sono i canali yin. E vedremo poi che cos'è lo yang e che cos'è lo yin. Oltre a questi 12 canali principali, io qui non li ho menzionati, ma abbiamo dei meridiani curiosi, dei meridiani tendinomuscolari, e anche in questi scorre l'energia del nostro organismo e tutti sono strettamente collegati. Inizieremo la nostra navigazione da quello che è il canale del polmone, perché si considera l'ingresso dell'aria il primo atto di vita autonoma e l'aria stessa è il primo nutrimento del corpo. Lo seguiremo dal polmone seguendo lo scorrere della circolazione dell'energia, del famoso Qi, che nella giornata inizia come la vita dai polmoni e si divide in periodi di 2 ore ciascuno, concludendosi nel canale del fegato, da cui ritorna a quello dei polmoni. E io ho interpretato così questa nostra navigazione e questi sono praticamente i 12 canali, come vedete qui sono rappresentati. Il primo punto, l'entrata della nostra energia alle 3 del mattino fino alle 5, e qui siamo nel meridiano del polmone, e poi scorriamo tutti gli altri meridiani
dal meridiano dell'intestino, dello stomaco, della milza, del cuore, eccetera, eccetera, fino al meridiano del fegato, da cui si ripassa nuovamente al meridiano del polmone. Quindi, come vedete, questa energia che scorre attraverso questi canali. Ci ritroviamo a navigare tra canali ed affluenti che avvolgono quindi il corpo umano in una rete, uno straordinario ed ordinato sistema idraulico entro cui scorre l'energia vitale, su cui è possibile effettuare l'intervento terapeutico degli aghi per regolarne il flusso. Durante la navigazione lungo il corso dei canali rischiamo di imbatterci in cascate, piene, straripamenti con rotture di argini, oppure viceversa in abbassamenti dei livelli di acqua fino a proprie e vere secche. Quindi non abbiamo più un'energia che scorre serena, tranquilla, ma possiamo avere queste condizioni particolari di cascate, di straripamenti o di secche. Potremmo quindi trovarci, se ci capita questa situazione, se abbiamo trovato nel nostro viaggio questa situazione, nel bel mezzo di una patologia o comunque in situazioni di eccesso o deficit di energia. In tali casi la stimolazione dei punti di agopuntura di questi pozzi energetici a monte o a valle di ingorghi o secche serve a cercare di ripristinare l'equilibrio. Questo pozzo è il punto di agopuntura, è un pozzo energetico, e l'infissione dell'ago in questo pozzo energetico può riuscire a far calmare, a far veicolare, a far ritornare all'equilibrio l'energia che abbiamo all'interno del nostro organismo. La stimolazione dell'agopunto avviene mediante aghi in metallo. Gli aghi utilizzati si compongono di un corpo e di un manico. Il corpo è una bacchetta di acciaio estraduro elastico, molto sottile, con un diametro che va dagli 0,25 agli 0,30 mm di diametro, con una punta affilata. Il manico è costituito da un avvolgimento di filo metallico saldato che ricopre metà della lunghezza totale del corpo. Si usano correntemente fili di ottone, rame, materiale argentato, in ogni caso sempre diversi dall'acciaio, che è invece la parte che penetra effettivamente nel tessuto cutaneo. Il materiale del manico può essere di vario tipo. Questi sono aghi dove abbiamo, diciamo, la punta, il corpo in metallo, in acciaio, e il manico che è in un altro materiale, materiale diverso però dall'acciaio, che in genere può essere appunto rame, materiale argentato, ma può essere anche, come in questo caso, un materiale plastico. L'importante è che ci sia una differenza di potenziale tra la parte del corpo e tra la parte del manico. Qual è la tecnica agopuntoria? Dopo ovviamente il controllo degli aghi, che non presenta un'alterazione, e posizionato appropriatamente il paziente, in base anche alla patologia che dobbiamo trattare, si procede all'inserimento degli aghi nei punti prescelti. Durante l'inserimento degli aghi, che deve essere fatto abbastanza velocemente, il paziente può avvertire un lieve dolore che rapidamente scompare, e il tempo di durata della seduta è di circa 20 minuti. Ritorniamo adesso al nostro viaggio. L'alterazione energetica nella quale ci siamo imbattuti è dovuta ad energie perverse esterne o interne al paziente e costituisce la causa della malattia. Si manifesta quindi con il sintomo. Quindi il sintomo che noi abbiamo è una manifestazione di questo squilibrio energetico. Con gli aghi, ripristinando l'equilibrio energetico, si cura non soltanto il sintomo, ma spesso la patologia. Il trattamento quindi sarà un trattamento individuale, perché ogni paziente è unico, è un individuo a sé. Il particolare approccio diagnostico e terapeutico globale fa della medicina tradizionale cinese, quindi dell'agopuntura, una medicina olistica. Quindi noi stiamo andando verso un approccio olistico. La tendenza ultraspecialistica della medicina convenzionale ha portato alla frammentazione del paziente in tanti compartimenti, perdendo il concetto di unità dell'individuo. Quindi il cardiologo si occupa solo del cuore, il gastroenterologo si occupa dello stomaco, del fegato, il pneumologo dei polmoni, eccetera. Però si perde di vista spesso quella che è l'unità dell'individuo, il concetto quindi di medicina olistica.
Secondo la medicina tradizionale cinese, ogni paziente è unico, perciò il piano terapeutico è, come si diceva, un piano individuale. L'agopuntura tratta il paziente nella sua globalità, non si limita a trattare la patologia o il singolo sintomo. L'obiettivo è individuare la causa. Trovata la causa, si può curare il disturbo a partire dalla sua origine e non dalla sua manifestazione. Nella medicina nostra, convenzionale e occidentale, in genere si tende a trattare inizialmente, perlomeno, il sintomo. Quindi l'individuo è un microcosmo nel macrocosmo e ovviamente risente di tutte le influenze anche esterne. Risaliamo a bordo e avviciniamoci ai tempi moderni. Transitiamo ancora attraverso l'antica Cina, attorno all'anno 1000 d.C., e siamo alla ricerca di due statue in bronzo fuse nel 1027 d.C., raffiguranti la figura umana a grandezza naturale su cui erano segnati i meridiani ed oltre 650 agopunti. Apportarono queste statue un notevole progresso nell'insegnamento e nella diffusione dell'agopuntura. Le statue costituivano uno strumento didattico prezioso, erano cave all'interno con tanti fori quanti gli agopunti e chiusi da uno strato di cera che ricopriva tutta la superficie. Piene di acqua, a richiesta degli esaminatori, l'aspirante medico doveva infiggere l'ago nel foro giusto, che aveva un diametro di circa 3 mm, senza trovare ovviamente l'ostacolo del bronzo sottostante. Da qui si vedeva la destrezza del medico, dell'aspirante medico. Se la tecnica era esatta, forando la cera, l'acqua zampillava dal foro. Ora, non a questi livelli. Siamo penetrati nel mondo dell'agopuntura ed è d'obbligo analizzare quali siano i fondamenti teorici. Tuffiamoci un poco di più in profondità. È il taoismo tradizionale che permea l'antica filosofia cinese. Il Tao, che letteralmente significa la via o il sentiero, ne costituisce il principio fondamentale. E tutti sappiamo che cos'è il Tao. Qui, come vedete, il Tao è costituito da queste due parti. Una è la parte Yin, che in questo caso è scura, l'altra è la Yang, che è chiara. Come vedete sono opposte e complementari, ma nella parte Yin abbiamo dello Yang, nella parte Yang abbiamo dello Yin. Quindi non può esistere lo Yin senza lo Yang senza lo Yin. Il Tao è l'essenza dalla quale viene emanato il cosmo e dalla quale scaturiscono l'esistenza e la vita. È il principio che genera tutti i processi ciclici che fanno sì che l'esistenza abbia un ordine armonioso e retto dall'equilibrio. L'energia prodotta dal Tao non può prendere forma, dare origine alla manifestazione, se non trasformandosi secondo la legge bipolare dello Yin e dello Yang in due forze opposte e complementari. Lo Yin e lo Yang sono quindi due aspetti complementari ed antagonisti di una stessa energia, attraverso i quali essa si manifesta nell'universo. Lo Yang tende al calore esterno, lo Yin al freddo interno, lo Yang corrisponde al giorno, lo Yin alla notte, lo Yang è attività, elasticità fisica, prontezza mentale, mentre lo Yin tende al riposo, al torpore, alla pesantezza. Però dobbiamo precisare che lo Yang non è migliore dello Yin o lo Yin migliore dello Yang, sono due cose complementari, non può esistere il giorno senza la notte, non può esistere il freddo senza il calore. Per esempio, il sesso maschile è considerato yang, il sesso femminile yin. Quindi, lungi da me dire che lo yin è meno importante dello yang. L'opposizione tra yin e yang è solo dialettica, quindi non dualistica. Non esiste lo yang e lo yin assoluto, non può esistere yang senza yin e viceversa. È sulla base di questi concetti che si muove ed opera l'agopuntura. A questo punto del nostro itinerario è d'obbligo informarci su quelle che sono le attuali disposizioni legali che regolano la pratica dell'agopuntura. Fermiamoci dove ci fermiamo, in un tribunale. Andiamo a sentire, qui dice la legge è uguale per tutti, speriamo. A chi rivolgerci se non a lui, chi non ha conosciuto Perimeso. E Perimeso che cosa ci dice? Ci dice che la Corte Suprema di Cassazione, che è il vertice della giurisdizione ordinaria italiana, con la sentenza del 21 maggio 2003 ha confermato che l'agopuntura, al pari di altre terapie quali l'omeopatia, l'omotossicologia, la fitoterapia, è annoverata tra le pratiche terapeutiche non convenzionali che richiedono la specifica conoscenza della scienza medica.
precisando che colui che esercita l'agopuntura senza aver conseguito la laurea in medicina commette il reato di esercizio abusivo della professione medica, di cui all'articolo 348 del codice penale. Quindi, per fare agopuntura, per praticare l'agopuntura, ci vuole laurea in medicina. Altrimenti è un esercizio abusivo della professione. Quali sono gli effetti collaterali dell'agopuntura? Dobbiamo sottolineare che la pericolosità intrinseca dell'agopuntura effettuata dal personale medico esperto è modesta. Gli effetti collaterali sono estremamente ridotti e sicuramente minori dei trattamenti convenzionali. Ci potranno essere dei sanguinamenti, ci potranno essere dei piccoli ematomi per la iniezione dell'ago, però non vi sono effetti collaterali particolari. Perciò potete avvicinarvi a questa pratica in tutta tranquillità. Che cosa si cura con l'agopuntura? Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono oltre 100 le patologie trattabili con l'agopuntura. Tutte le affezioni sono suscettibili di miglioramento, alcune fino alla guarigione. Tuttavia vi è una notevole differenza tra curare e guarire. E anche l'agopuntura, come qualunque terapia medica, non si sottrae a questa regola. A tal proposito è fondamentale fare una distinzione tra malattie funzionali e malattie organiche. Nelle malattie funzionali è appunto alterata una funzione, mentre nelle malattie organiche si ha la comparsa di alterazioni anatomiche spesso irreversibili. Per cui nel primo caso l'agopuntura potrà portare alla guarigione in un'ampia percentuale di casi. Nel secondo caso l'efficacia terapeutica sarà minore e avremo soltanto un effetto sintomatico. Non avremo risultati apprezzabili, pertanto in quelle che sono le alterazioni organiche, nelle forme tumorali sia benigne che maligne, né in quelle forme morbose nelle quali sia nota l'origine genetica con alterazione ovviamente del patrimonio cromosomico. Quindi che cosa si cura con l'agopuntura? Qui ho fatto una lista, che non sto neanche a dirvi, di condizioni neurologiche, gastroenterologiche, allergologiche, urologiche, dermatologiche. C'è una serie di patologie che possono essere trattate con l'agopuntura. In ginecologia, in otorino, si possono trattare molto, molto bene delle patologie dell'apparato muscolo-scheletrico, disturbi anche della sfera sessuale, dismetabolismi e anche patologie di tipo respiratorio, ematologico e cardiologico. Prima di far ritorno dal nostro viaggio, vediamo adesso il nostro percorso. Come vi ho detto, oltre che nel luogo agopuntura, saremo rimasti anche nei dintorni, quindi rimanendo tuttavia ancora nei dintorni, escortati nel raggiungimento della nuova meta. Perché? Perché ci stiamo avvicinando al mondo della moxa o moxibustione. E da qui, da questa immagine, capite che qui c'è il trattamento con il fuoco. Questa è una vecchia immagine del 1860. Da noi ancora la moxa non era conosciuta. La parola moxibustione deriva dal giapponese moe kusa, che vuol dire erba che brucia. Normalmente si utilizzano foglie di Artemisia vulgaris lasciate seccare al sole e successivamente lavorate in modo tale che al termine rimanga della polvere lanuginosa. Questa è la pianta, le foglie di Artemisia, e questa è questa polvere, questa lanugine che otteniamo. La moxibustione può essere eseguita utilizzando la semplice polvere manipolata per confezionare piccoli coni, oppure viene impiegata confezionata in lunghi sigari. Questi sono dei conetti e questi sono dei sigari. Se utilizziamo il cono, se ne accende la sommità e lo si lascia bruciare completamente. Qui è sul piano cutaneo. Da noi in questo modo non viene fatta, per ovvi motivi anche di possibili conseguenze, perché siccome va fatto bruciare completamente provocherebbe delle ustioni. Provocare delle ustioni in Italia sicuramente ci porterebbe direttamente da Perimeso. E quindi, però in questi casi bisognerebbe proprio provocare l'ustione. Se utilizziamo invece il sigaro, questo viene acceso ad una sommità e determiniamo il riscaldamento cutaneo, o mantenendo fermo il sigaro
in prossimità del punto prescelto o effettuando dei movimenti circolari o a becchettio sul medesimo punto. Quindi o lo teniamo fermo almeno a 3 cm perché il calore che emana è notevole, oppure facciamo un movimento di becchettio sulla zona, si parla di becchettio di beccata del passero proprio, con un movimento di avvicinamento, di allontanamento, e in questo caso la durata può essere diciamo più lunga rispetto al tenere fermo il sigaro su un determinato punto. Comunque questo va in base alle varie tecniche. Quando si utilizza? La moxa si addice al trattamento di tutte quelle patologie che sono dominate dal freddo e dall'umidità. Se vi ricordate, io vi ho parlato, così accennando, di quelle che erano delle energie perverse esterne che potevano provocare le malattie. Tra queste abbiamo anche il freddo e l'umidità. Quindi la moxa è molto indicata nel periodo, per esempio, invernale, quando queste energie sono delle energie più pericolose per l'individuo. E sia che queste siano penetrate dall'esterno o presenti all'interno dell'individuo, quindi con un deficit dell'energia Yang, e nelle patologie croniche, bronchite e asma. Voglio ricordarvi una cosa, che la malattia si viene ad avere quando queste energie perverse non soltanto esistono, ma quando riescono a superare quelle che sono le difese dell'organismo. Ecco quindi, altrimenti il freddo porterebbe una patologia indistintamente a tutti. Questo non è vero, sappiamo che ci sono delle persone che si ammalano, altre persone che non si ammalano. Questo dipende dalla nostra energia interna, dalle nostre capacità di energia difensiva. C'è un'energia che viene definita energia Wei, OE, che è un'energia difensiva. Se noi abbiamo una buona energia difensiva, in quel momento noi non ci ammaleremo. Quindi l'importanza dell'agopuntura, della moxa, è quella di riuscire a mantenere l'equilibrio energetico. Ricordiamo che mentre l'utilizzo degli aghi riequilibra l'energia nei meridiani, la moxibustione fornisce energia, tonificando lo yang, disperde il freddo e l'umidità e si oppone ed espelle le energie patogene, favorendo lo stato di salute. Quindi la moxa riesce a darci anche dell'energia che noi non possiamo acquisire solo con l'agopuntura. Cioè l'agopuntura riequilibra la nostra energia, la moxa può darci nuova energia. E volevo dirvi una cosa basilare, la nostra aspettativa di vita è legata ovviamente all'energia che noi abbiamo e che è fondamentalmente un'energia che ci è fornita alla nascita e non possiamo andare oltre quella. Il nostro compito qual è quindi? È quello di cercare di preservare questa nostra energia, non dissipandola con eccessi che possono essere eccessi nel fumo, eccessi nell'alcol, eccessi nell'alimentazione. Tutti questi eccessi possono alterare questa energia, riducendo la nostra energia. Quindi noi dobbiamo fare come quelle formichine che riescono a mettere da parte questa energia rimasta, cercando quindi di raggiungere il termine della vita nel miglior modo possibile. Siamo giunti al termine del viaggio. Ora, se ci sono delle domande, ne parliamo una decina di minuti. Se è tutto chiaro, io ho voluto darvi così questa impronta senza andare troppo nello specifico, nel nozionistico, perché volevo darvi dei concetti, il concetto quindi di energia, il concetto di mantenimento di energia, che cos'è l'agopuntura, che cos'è la moxa. Io la prima domanda che viene è la differenza quando si applica la moxa, che differenza c'è tra le varie tecniche, quindi a cerchio piuttosto che a picchiettio o a tenerlo fermo? No, non ci sono tecniche. Ora c'è anche una tecnica
che io qui non ho menzionato, però per esempio è associata all'agopuntura, cioè si mettono gli aghi dell'agopuntura e poi quei conetti, che sono dei conetti però rigidi, non fatti proprio di perché si può utilizzare anche la polvere a conetto, sul corpo dell'agopuntura, per cui noi abbiamo un ago, quindi che va in profondità, con del calore che scende all'interno e quindi si immette il calore all'interno dell'organismo. E il rapporto tra agopuntura, diciamo, e tuina, medicina tuina? Non te lo so dire, il tuina non... Ok, no, io credo che... cioè l'agopuntura alla fine è una cosa cinese, no? L'agopuntura è cinese. Cinese. E il tuina viene chiamata la medicina cinese, nel senso che di solito viene applicata con la digitopressione, però che io sapessi, diciamo, il principio era più o meno simile. Allora, c'è anche una compressione che viene fatta sui punti di agopuntura e quindi diciamo che la differenza con l'agopuntura è appunto che con l'agopuntura si va a interessare il punto di agopuntura, per cui l'effetto dell'agopuntura rispetto solo alla tecnica di compressione è più rapido, più veloce, quindi voglio dire il massaggio impiega più tempo, però si può ottenere anche con il massaggio. Forse l'agopuntura mi verrebbe da pensare che possa essere più specifico per alcune cose, diciamo, anche circoscritte in qualche parte del corpo. Quello indubbiamente. Ci sono dei punti poi locali e dei punti anche a distanza per trattare. Ecco, per esempio. Curioso sulle energie perverse. Sì. Le energie perverse sono quelle energie esterne, molto spesso. Quindi il freddo, l'umidità, il calore eccessivo, sono energie che penetrano all'interno dell'organismo e che possono alterare la nostra energia. Ci sono però anche le energie interne a noi stessi e quindi diciamo delle energie psicologiche. Si parlava prima di depressione. La depressione è un'energia negativa per il nostro organismo perché tende a ridurre le energie di difesa. Noi ricordiamoci, come vi ho detto, che siamo un microcosmo all'interno di un macrocosmo, cioè quindi tutto ciò che è all'esterno può influire negativamente su di noi. E queste energie interne, la depressione, l'ansia, alterazioni psicologiche, possono minare la nostra integrità dall'interno. Quindi l'utilizzo, anche in questo caso, di MOX e di agopuntura può aiutare nel ristabilire l'energia. Quindi può aiutare anche nel caso delle energie perverse, siano interne. Le energie perverse? Siano interne. Sì, anche a livello psicologico. Anche a livello psicologico. È tutto ciò che può minare la nostra integrità energetica, dall'esterno o dall'interno. Ecco che si parla di energie perverse. Però se la nostra energia è una buona energia, diciamo che possiamo essere immuni da queste. Potrebbe essere che questo agisce anche come schermatura. Che cosa? L'agopuntura e tecniche di questo tipo. Perché l'energia perversa io non la vedo soltanto la mia endogena, ma anche quella che mi viene indotta. Ci sono persone che sono, certo. Sono vampiri di energia. Certo. Quindi può essere anche una schermatura. Alla fin fine però è la nostra energia, l'energia individuale che viene alterata. Quindi l'agopuntura, sì. Diciamo la funzione dell'agopuntura, tante persone mi chiedono se negli aghi c'è qualche sostanza, no? Perché ha un effetto. Nell'ago non c'è niente, però l'ago attraverso quei pozzi, quei punti di agopuntura, è quello che serve a evitare quelle cascate, a evitare quelle secche, a evitare diciamo quegli straripamenti, a riequilibrare la nostra energia. E quindi in ultima analisi, se noi abbiamo un'energia equilibrata, abbiamo anche uno schermo, una difesa verso l'esterno, verso ciò che ci circonda. Quindi l'agopuntura avrebbe un fondamento
empirico, privo di non c'è un fondamento scientifico. All'inizio, non so se eri già arrivato Marco, però io ho parlato di posizioni che ti vengono appunto empiricamente, istintivamente, cioè il premersi l'addome se c'è un dolore addominale, il premersi se c'è una cefalea, no? E quindi l'agopuntura probabilmente, perlomeno il principio è nato così empiricamente nell'antichità, quando si è visto che questi atteggiamenti portavano un beneficio. Poi c'è stato un miglioramento con le varie tecniche, però è venuto dall'esperienza, è venuto dalla anche casualità, diciamo. Anche dalla casualità. Dalla casualità. Ma perché l'agopuntura è ancora valida? Perché si pone su pone dei concetti su questi principi naturali. Poi la modernità, la scienza ha dimostrato che per esempio nei punti di agopuntura ci sono delle differenze elettromagnetiche rispetto a altri punti. E quindi ha valutato, ha visto che ci sono delle condizioni scientifiche, però poi il tutto si basa su un concetto. Questo discorso dei canali, dove gli antichi cinesi presumevano che fosse qualcosa di simile a quello che abbiamo anche noi nel nostro organismo, la ritroviamo nel mondo, questa volta indiano, quando si parla di prana, e questo prana sarebbe un'energia che circola sulla bellezza di 72.000 canali, no? E lì c'è un avvicinamento a criteri dell'agopuntura. Certo. Però io dico, se si parla di stimolazioni, una sapiente capacità relativa al massaggio, no? Conoscendo i punti, non potrebbe dare un massaggio. Ma questo è il doin è fatto con il massaggio, ma però sicuramente io ritengo che l'ago penetra più profondamente. Perché il doin è il massaggio, la pressione. Però penso che l'ago, come dicevo, l'ago è più cruento, forse più. Ma come vedi questa affinità che si riscontra nel mondo indiano, questa affinità che si ritrova anche nel mondo indiano, ci dice che in fondo c'è un fondo di verità, no? Che non è una cosa tirata. Sì, il discorso del placebo ci sta benissimo, che ci sia anche il placebo. Ma quello è anche sulla medicina allopatica. Certo, e per me ben venga anche il placebo, perché il nostro fine è quello di ottenere il miglioramento, la guarigione della patologia. Sì, ma allora se il placebo viene anche attraverso altre discipline. Certo. Però ricordiamoci che l'agopuntura viene fatta anche negli animali. Negli animali il placebo non ci può essere, per cui vuol dire che un fondamento scientifico, o nei bambini, un fondamento scientifico c'è. Perché nell'animale non sa certo che se te li metti l'ago. Ora io non so dirvi di sono sempre veterinaria, però. Però la medicina occidentale ha sempre visto queste alternative, che noi le chiamiamo alternative queste, no? Olistiche, comunque alternative. Alternative. Sempre con sufficienza, ecco, non con completa. Io la chiamerei complementare, come si è detto all'inizio, più che alternativa. Però anche quello dipende dall'ignoranza, dalla non conoscenza, ignoranza come non conoscenza. Perché te puoi dire questo non funziona quando l'hai studiata e quando dici io non ottengo risultati, abbandono questa tecnica, questa metodica perché non mi dà risultati. È troppo facile criticare dall'esterno senza conoscere. E rispetto agli anni precedenti, proprio perché le conoscenze sono aumentate, ci sono meno resistenze
dal momento in cui l'hanno accettata, sia pure con il medico, no? Prima non sì, sì, quello. Sì. Nel 2010 l'acupuntura e la moxibustione sono state designate dall'UNESCO come patrimonio culturale dell'umanità. Quindi solo ormai da 5 anni, però c'è un riconoscimento, e se fosse una metodica fallace... Anziché culturale, ci fosse stato medico, sarebbe più tranquillo. No? Va bene, però culturale, se te la riconosce l'UNESCO, penso che sia una bella... Un bel passo in avanti. Un po', vabbè, comunque, culturale. Allora, dunque, se non ci sono altre domande, passiamo a questi due o tre punti che vi volevo fare, e questo si potrebbero trattare con il massaggio anche. Per esempio, questo è il punto 6 di polmone, che è contro la nausea, si può stimolare il punto definito 6 polmone, sia con l'acupuntura che con le fasce da polso, con il massaggio. Puoi fare un esempio, un massaggio, sì. No, su una mano vera. Chi si sovrappone. Marzia, presta una mano. Lo sapevo, Quindi, per esempio, qui c'è il canale del polmone che arriva sul pollice, e in questo punto, quindi con un massaggio circolare, più o meno profondo, bilaterale, e questo si può provare se nel momento in cui c'è la nausea, ovviamente, si riduce la nausea. Mal di testa? Mal di testa, ora qui non l'ho menzionato, però c'è un punto per esempio di otto stomaco, qui sulla fronte, quindi bilaterale, e si può provare quel punto. Un altro punto è il 4 di grosso intestino. Questo è un punto per le patologie della faccia, e si può provare, però anche nel punto qui sulla fronte viene istintivo, no? Il premersi, e però appunto è un punto. Questo per esempio è un punto auricolare, questo che qui è menzionato e descritto in questa figura. Questo è un punto che, trattato appunto con il massaggio, soprattutto con uno strumento rotondeggiante, questo è un punto antistress. Quindi quando uno ha l'ansia, quando uno ha lo stress, si potrebbe provare a trattare questo punto anche da solo. Qui c'è l'associazione poi di questo punto, lo Shenmen, che induce appunto rilassamento e potenzia l'azione di altri punti, che dice: la ricerca viene effettuata in vivo effettuando una pressione lieve con uno stiletto mentre il paziente fuma. Qui è nel soggetto fumatore. Nel momento in cui il punto viene individuato, vengono riferite sensazioni come formicolio alle labbra, nausea e sapore amaro o fastidioso per questo punto, mentre la stimolazione di quest'altro punto porta a un'alterazione del sapore del fumo e di altri alimenti, come ad esempio la cipolla. Questo punto, infatti, questo è un punto che viene trattato insieme allo Shenmen nel trattamento di disassuefazione da fumo, anche se in questo caso è necessario la volontà di smettere di fumare, se no non si smette. I test riportano un 50% di successo, però c'è da dire che c'è gente che riesce a smettere di fumare proprio per la volontà, senza fare acupuntura o nessun'altra. Diciamo che l'acupuntura in questo caso può aiutare, però io dico a chi me lo chiede di venire quando sono convinti di smettere, se no. Un altro punto, ecco, che questo può essere fatto sia con acupuntura e con moxa, ma anche con il massaggio, è l'applicazione della moxa a questo punto. In questo punto c'è il 67 del meridiano della vescica, e è un punto importante in quello che è il rivolgimento del feto in gravidanza, dalla 33esima alla 37esima gravidanza, quando abbiamo un bambino mal posizionato, e quindi
potrebbe esserci un feto, un parto distocico, podalico. Chiaramente con l'agopuntura in una o due sedute si può ottenere il rivolgimento, in un'altra percentuale di casi. Con la moxa ci vuole un po' più di tempo, ma questo potrebbe essere fatto anche dalla persona a casa, per dire. Tre volte al giorno, in genere, su tutti e due i punti, a destra e a sinistra, 5-6 minuti per punto, e si dovrebbe sentire, dopo circa un'oretta, un aumento dei movimenti. Poi questi devono essere confermati da un esame, diciamo un'ecografia fatta dal ginecologo, però non ci sono nessuna problematica, né che se il bambino si è voltato e facciamo fare le capriole, una volta che è voltato. Sì. Ma una domanda, mi è capitato ad esempio di sentire che spesso avviene in questi tipi di trattamenti, se uno si è fatto male alla spalla destra, che gli venga curata quella sinistra o viceversa. Ci possono essere dei trattamenti in cui vi sono dei punti, arrivederci, buonasera, che vengono fatti proprio controlaterali, nella parte controlaterale. E questo però come in mai? Genere è proprio per il discorso che si diceva di continuità di queste energie, di questi canali. E in genere si fa bilateralmente, e in genere si attuano dei punti non soltanto locali ma anche per esempio a distanza. Non so, mi viene a mente così, nella leggenda si dice che un cacciatore era sofferente di lombalgia, di lombocefalgia, a caccia viene colpito da una freccia alla caviglia, un punto sul meridiano della vescica, e guarisce da questa. Questo per dire, no, come anche la distanza, ma... È la stessa cosa, un certo dottor Parker toccò in un certo modo un suo paziente che era sordo, spaccato, che prese a udire di colpo. È morto questo dottor Parker? Questo probabilmente era uno di quei disturbi, come si diceva, funzionali, perché se ci fossero state delle alterazioni organiche, ovviamente... Non so, un'artrosi della catena degli ossicini nell'orecchio, probabilmente l'udito non poteva ricordare. Ah, ma sono... Però sono... Raro, vede scaturire dall'empirismo qualcosa di scientifico. Certo. Non è raro. Certo. Diciamo, per concludere, che l'agopuntura non è certo una medicina miracolosa, non fa miracoli. Quindi... È un pochino più, secondo me, più concreta dei fiori di Bach che vedo lì, mi sembra sensato. Questo conoscendola, però hai capito, ogni medicina, dall'omeopatia ai fiori di Bach, cioè l'omotossicologia, ti porta per qualcosa, per qui, se poi non ci sono... Secondo me non è questa roba che ti porta a qualcosa, sei te che ti porti qualcosa. Va bene, sì, però questo magari è il mezzo, placebo, oppure perché ti porta delle energie in più che ti aiuta a vincere la patologia, a scongiurare la patologia, a sconfiggere la patologia. Quindi si ritorna al discorso anche placebo. Se c'è un'azione di placebo, ben venga anche l'azione di placebo. Purtroppo in certe patologie il placebo poi non è sufficiente. Ma ci sono anche medicine come l'omeopatia, che io ero innamorato dell'omeopatia come concetto, come nasce, come viene la teoria però manca la casistica, cioè non c'è una casistica sufficiente, voglio dire, devi anche te credere un po' di più di quanto ci sia da credere. Però è una cosa, appunto, anche questa individuale, ma ogni soggetto riesce. Ci sono persone che anche con l'omeopatia hanno ottenuto buoni risultati e si affidano all'omeopatia. L'omeopatia ovviamente non la puoi utilizzare nelle forme
acutissime, cioè se c'hai una polmonite, non andare sull'omeopatia, però voglio dire, l'omeopatia, l'agopuntura, il massaggio possono essere complementari, riuscire a darti un qualcosa in più assieme alla medicina allopatica. Beh, se non altro non sono nocive, non... Come effetti collaterali. Quindi da questo punto di vista, mentre la medicina allopatica, può essere anche che danneggia, che ci fa male. Il medico è colui che introduce delle sostanze che non conosce in un organismo che non conosce. E quindi alla fin fine te introduci quelle sostanze chimiche, basta pensare all'antidolorifico, e alla lunga vanno date con certe posologie perché si possono arrecare danni a livello gastrico, per esempio, e quindi può provocarti delle ulcere, dei sanguinamenti, quindi con effetti importanti. Ma quando si parla di massaggio, che tipo di massaggio? No, in questo caso viene fatto un massaggio normale, poi vabbè, sui punti di acupuntura c'è anche il massaggio shiatsu. Ma nell'ambito dell'acupuntura, della seduta? No, l'acupuntura è una cosa, massaggio. Massaggio. Perché io faccio acupuntura e poi mossa. E mossa. Insieme. Cioè nella stessa si seduta. Si può fare nella stessa seduta. Però la moxa è indicata in certe patologie, in certe altre non è indicata. Però soprattutto nelle patologie da freddo, nelle patologie appunto da umidità, la moxa è molto utile. Specialmente se utilizzata sul lago, ecco, il conetto che viene posto sul lago stesso, che quindi porta, associato all'effetto dell'agopuntura, anche l'effetto della moxa giustina. Questo tipo di massaggio sarebbe un shiatsu o un'altra cosa? Questo che diceva adesso punti. No, questo qui è un massaggio. Questo è un'altra cosa. Sì, è un massaggio diverso. E può farlo l'agopuntore? E può farlo, cioè, no, io vi ho detto questo nella persona, nella persona a casa, per dire, no, provare, c'è un dolore, ecco, non c'è la no, nella cultura si fa, si punge con l'ago, poi l'ago viene manipolato, viene mosso, diciamo, si può utilizzare sul lago una tecnica affine che è quella dell'elettrostimolazione, cioè l'utilizzo sul lago con degli apparecchi che danno delle correnti a varie intensità, a varie frequenze, soprattutto nelle tecniche analgesiche, per esempio nelle lumbosciatalgie, nelle periartriti, si può utilizzare l'elettrostimolazione sul lago posto nei punti che vengono definiti ACI, cioè punti dolenti sul nostro. Se non ci sono altre domande, vi ringrazio della partecipazione.